buonasera e bentornati ad una nuova puntata di Culturissia, la cultura in senso buono. E siccome in Italia non c'è niente che faccia più cultura del da mangiare, oggi abbiamo un ospite che è proprio il più invitato tra gli invitati, il più master tra i master chef. Insomma, avete capito che sto parlando di Carlo Gracco. Quindi no, oggi più che mai restate con noi. Carlo Gracco. Carlo Gracco. E io che ho detto? Sigla! Alfabeta! Scusa, ma è un errore? Sì che è un errore. Pronto? Sì, lo sto a guardare pure io, ma si sono sbagliati. Ah, mandano le prove apposta. No. Basta, me ne devo andare adesso. Grazie. Allora, iniziamo questa puntata culinaria, culinario in senso buono, con la nostra tuttologa e quindi di conseguenza anche culinologa, Trapezia Marconi. Ciao Flavi. Ciao Trape. Ciao. Che mi hai portato? Niente, guarda, io volevo fare l'abbacchio caramellato ricunfio di cornacchie. Quando ecco che era chiuso, non ho trovato gli ingredienti e ho fatto questa torta. No, Trape, però dovevi fare una cosa più speciale. Che è? Oddio, Flavi, sono mortificata. No, vabbè, è colpa mia, perché non ti ho detto che oggi abbiamo ospite Carlo Gracco. Carlo Gracco! Quello, ma chi è? È quello di Masterchef. Allora volevo che facevi una cosa più capito, invece no, hai fatto il panettone. Vabbè, non mi fa niente. Mi dispiace, solo che io non c'ho Skype. E poi comunque guarda, fidati che questa torta è buonissima, è uno dei miei cavalli di battaglia, guarda, è delicatissima. Non lo so. Vabbè, facciamo così. Allora, adesso noi magari gliela facciamo assaggiare e così tanto dobbiamo prima concordare l'intervista con lui. Per stasera gliela facciamo assaggiare, se gli piace diciamo che l'ho fatta io, se no mandiamo qualcuno, un ragazzo, a prendere qualcosa da Peppoloni, magari una cosa per stasera, va bene? Ma infatti. Va bene, Alan, per voi? Ok, allora intanto proviamo, intanto che aspettiamo Gracco. Gracco, cazzo, Gracco! Cristo Dio! Intanto proviamo il primo contributo di questa sera, che sarà il nostro corso di inglese. English. And now cried Max, let wild rumpus start. No. You have to say the voice of Max. And now cried Max, let the wild rumpus start. Yes, yeah, good, very good. Good. Again, yes, read. And now, cried Max, let the wild rumpus start. Yes, I said. But Paolo, who is this person here? This person, oh, look at this. This is the king. Oh my God, really? The king with the crown? Yes, the king with the crown. And what is he doing? Oh, this is making okay, a bow. Now again. And the same? Yes, again? Yes. Okay. Azeto. Go. Again. Again.
And now... Sorry. No. Paolo, please, do it well, please. Okay, sorry, because I'm tired. No, cried Max. Max, sorry, I don't know why I said that. Again. No, cried Max. Let the wild rumpus start. Can you do that again, please? Again, please, Pippa. Please, last time, please. Okay, Pippa. And now, cried Max. Let the wild room... I'm tired, Paolo. I'm tired sorry. Too. Yes, sorry, I'm tired. Sorry, I think that you have to go because I really need to go to sleep. Yes, it's very yes. late. Yes. What time is it? It's 9. Oh my God, really? Yes, because you want many times the same, you know. Sorry, Paolo. Today's conversation was very long. It was yes, very long. So you need to give me more money. Yes, but you decide to go very long. Yes, very good, Paolo. You agree, dear. Yes. 20 money. 20 money, I don't know if I have because I only, you know, 6-7 coins. No more. Sex? No sex. I don't want to hear bad words from you six. At this time in the night. Yes, but it's one, six, no sex. Shut six. Up. 2, 3, 4. 7 money for today. No, very late. No, sorry, but I'm sure that you have more money. No, I don't have money. No. Don't. I can feel something. Pippa, Azetta, Pippa, Azetta. I love pinky money. Pippa, Azetta, this is not good because this is for assicurazione, you know. No. Yes, in English. Please. Sorry. This is insurance. Insurance. Yes, so I need. This is pink. Yes, like the other times. You are blue. Yes. Blue. For boys. Blue. So this goes to me, and you yes. can go. Pippa, I really appreciate goodbye. That. Yes, I appreciate too. Yes. Good. This for 20 less. Yes. Yes, see you next time. Thanks, Pippa. Yes. Don't run. Go slowly because you are very old. Huh? Now I can read this book myself. And he said Paolo was a very old man. Yes, they already knew. Ed ora è il momento, come già annunciato da prima, di ricevere il nostro ospite, Carlo Cracco! Cracco! Carlo Cracco! Ma che problemi c'hai? Ritardata! Ciao Carlo! Come stai? Quanto tempo che non ci vediamo! Come va? Tutto a posto? Sì, a parte che mi ha stropicciato la manica. Non si fa, con gli ospiti! Dov'è? Scusa. Allora, questo quanto è Sara. Quanto tempo? È vero! Quanto è passato? C'avevamo... C'avevamo? Sa tutto lui, quanto simpatico. Allora, dopo praticamente stasera quelle saranno le telecamere. Mm. Pure adesso so già le telecamere. Ok, allora, praticamente io farò un'introduzione su di te in questo momento. Del tipo? Ripercorriamo un po' la tua carriera. Diciamo che Carlo... Quando abbiamo iniziato insieme? L'ho scoperto io, bravissimo. Però fammelo dire a me perché è uno scoop praticamente. Io dirò che raccontami che è edizione pranzo e cena, noi avevamo le squadre che facevamo le gare, tu non mi ricordo in che squadra stavi, rossi. Ma che i rossi? Quella era Clerici. Ah, scusa. No, adesso non me lo ricordo. Erano le squadre dei ripassati, anche perché eri... i ripassati in padella e gli all'agro. All'agro. Tu che eri, all'agro? No. I ripassati! Ok, che poi avevate vinto, che avevi cucinato. Che era quella cosa che avevi cucinato? Con la squadra tua? Pasta e ceci?
Pasta e ceci. Benissimo, magari poi ci inventiamo una cosa meglio. Adesso, poi ci sarà tutta l'intervista, che poi ho preparato una sorpresa per te, e la facciamo nel didietrino. Allora adesso... Che fortuna che non c'è la cucina. Attento che qua t'ammazzi, eh? Poi... Non c'è la cucina qui. Non c'è la cucina, però abbiamo preparato una cosa. Sempre, ci giriamo sempre di là, e sempre amicissimi. Tipo che ci facevano la foto. A chi? E adesso succede una cosa bellissima, guarda. Hai capito? Praticamente esci dalla mutanda. No. Prima le signore, mannaggia quanto è caruccio quando fa così. Non so più abituata a tutte le bestie. Tu ti siedi lì. Buonasera. Ti siedi sulle trapezze Marconi, tu ti siedi sulla sieda. E, ok, allora. Mi ricorda qualcosa. Ma non vogliamo svelare niente di fucsia. Lei è la mia amica trapezza. Buonasera, è già arrivato. È arrivato. Ho fatto spicciare un attimo, mi sono permessa di chiamare la donna. Hai fatto bene. Senti, comunque è un bell'uomo, adesso ho capito chi è. Senta, quando è nato lei? Praticamente lei gli ha chiesto quando, che giorno è nato lei. Tu. Per piacere. Il giorno dell'anno. Senna. 8. Ma infatti, quindi un capricorno, oh lo sapevo, un segno di terra, quanto sono diplomatici, ma certo, ma poi questi credono nell'educazione, nelle buone maniere, credono nei valori, no? Sì! Vogliamo dire quella cosa del capricorno? Beh, il capricorno, ma magari te citofona. Magari te citofona, esatto. Mi mancava, dicevo, ma che non lo dice del capricorno? Beh, ma davanti a un signore. Ma questo fra le vecchie va fortissimo. Allora, costi riccioletti. Ogni mattina, al centro tecnico di Busto Arsizio, una ginnasta si sveglia e sa che dovrà fare 450.000 capovolte se vuole andare alle Olimpiadi. Tanti auguri felici, tanti auguri a te. Auguri. Scarta. Regalo. La carta. Scarta. Dai. Sì. Brava. Non ti piace? La porto a lavare sotto. Soffia, dai. Hai sbagliato l'uscita. Uffa, più collo, meno diaframma. Gamba e soffia, dai. Ma oh, tutte e due, no? Una sì, una no, dai. Ricomincia, da capo. Allora, non va a me, come tutti, ma tutta bambina. Ma che cos'è che c'è? Alle Olimpiadi non ci vai. La porto a lavare sotto. Ogni mattina, al centro tecnico di Busto Arsizio, un allenatore si sveglia e sa che dovrà urlare 450.000 volte se vuole mantenere il posto al centro tecnico di Busto Arsizio. Bravati! Non la mangi più? Tutta? Ce ne sono tre ancora! Tutta! Mamma! Hai sbagliato l'uscita. Da capo. Scaldati, vai, 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 pronta, carica. Carica e vai. Vai, scippa. Cosa faccio io? Torna. Ogni mattina, al centro tecnico di Busto Arsizio, non ha importanza se sei ginnasta o allenatore. Tanto, fai comunque una vita di merda. Ginnaste, vite di merda. Tutti i giorni, a tutte le ore, su MTV. Allora, Carlo, praticamente io ho fatto preparare dalla mia amica Trapezia
questa torta, che poi stasera ti spaccerò per mia. Ma un po' come avete fatto da Daria Brignano. Ho visto un'intervista che c'aveva da mangiare. Ok. C'era il porcello. Il porcello. Che forte. Ok. No, questa non ce l'ha. Sporcaccione. Allora, va bene. Adesso praticamente se tu l'assaggi, poi noi decidiamo se va bene o mandiamo qualcuno da Peppoloni a prendere delle ricunfie o delle altre cose da mangiare più buone. Sì, non ti preoccupare. Prego, Mastro Chef. Addio un po'. Cos'è? È un piatto. Vabbè, dopo stasera ci abbiamo quelli di coccio. Il colore non promette nulla di buono. Infatti. È un po' cachettico, in effetti. Vabbè. No, ma fai tu, Carlo, io... Che fa? Scusi che mi trova così, ma non ho spicciato abbastanza. Sta facendo l'autopsia, eh? Tutto normale. Ma tu l'hai assaggiata? No. Assaggia? Io, eh? Va bene! Allora, dopo questo momento possiamo oppure andare nella pubblicità e poi dopo riprendiamo con Carlo Gracco! La proiezione per la stampa è stato proprio un successo. 20 minuti di applausi. Mm. Sì. Io i brividi, che poi tu lo sai che io non mi commuovo per un film italiano da quando? Che sarà da Sapore di Sale? Sì, Sapore di Sale. No, sì. Fantastico, un filmone, veramente. Mm. Lei, vabbè, si conferma una delle migliori registe di tutti i tempi. Poi sì. Con questa sceneggiatura proprio si è superata, sono tutti d'accordo. Sono tutti d'accordo, sì. Ma pensa un po'. Peccato però che la sceneggiatura l'ho scritta io, non so se ti ricordi, eh. Come no? Infatti, eh. Ma come? Un al tuo livello si mette a rubare il lavoro degli altri così come se niente fosse. Ma non si vergogna, dico? Ma infatti, ma io gliel'ho detto. Dico, ma come? Ma un al tuo livello si mette a rubare il lavoro degli altri così come se niente fosse. Ma non ti vergogni? Hai fatto bene, gliel'hai detto. E lei che ti ha detto? Lei all'inizio ha fatto tutta la cosa che cadeva dalle nuvole. No, ma quando mai? Poi l'ho messa alle strette. Io, sì? Ah, beh, e alla fine ha ammesso. Sì. Sì, ha detto fra l'altro che tu sei la sceneggiatrice più talentuosa che lei abbia mai conosciuto e che ti chiama in settimana perché ti vuole proporre delle sceneggiature. Ha detto questa cosa, allora io ho pensato veramente? Anche che mi chiama in settimana perché mi vuole proporre delle sceneggiature. No. Hai capito? Insomma. Ma è incredibile, ma ti ha detto proprio così? No. E allora che t'ha detto? Chi? Ma come chi? Asaya! Asaya? Ah, quell'amica tua regista! Simpatica! Cazzo matta, che fine ha fatto? Ma non vi siete viste a Venezia? A Venezia? Sì! Ma chi t'ha detto, lei? Guarda, quella dice un sacco di balle, secondo me si fa proprio i film! Vuoi del tacchino? Tacchino? No, grazie, no. Ma guarda che è nuovo, l'ho fatto l'altro ieri, è buono, eh? Magari un pezzetto, sì. Ma che col caffè? Oh, ma sei strana pure te. Mi ricordi, come si chiama, mica tua regista? Zagaglia. Zagaglia. Non lo bevi? L'ho fatto col fuoco. È una ciofega? Usciamo! Com'è? Non lo so, c'è qualcosa che non mi convince. Dovrebbe esserci farina, uova, zucchero, farina di nocciole o di mandorle. Però poi c'è qualcosa di erbaceo, qualcosa di che non c'entra nulla. No, trape! Senti, Mastro Chef, è buona, mangiala.
No, no, ma io mangiare la mangio, non è un problema, anzi, ho mangiato anche di peggio. Schizzinoso però, questo amico tuo, eh. Vieni ad assaggiare anche tu, Flavini. Vieni qua. Me l'ha sderenata, io l'avevo fatta anche per te. Sei buona, lo sai che è Capricorno, no. Capricorno è così. Lo so. Tagli tu? Mangio questo. Sì, taglio io, va bene così? È un po' secca. No, no, è asciutta. Asciutta. Verde? Prego, Mastro Chef. Ah, ha preso quella, va bene quella. Questa la teniamo per noi, la portiamo a casa, no? Com'è, no. Buona? È buonissima. No? È buona? Allora, nulla. Forza. Un'altra fetta, allora. Però dopo è buona. Però dopo. All'inizio c'ha un retrogusto tipo... No, ma secondo me tu hai delle capacità nascoste. No, nascoste? Sì, nel senso che non si vedono e non si potrebbero mai intuire. Scherza sempre e poi ride. Guarda come è fatto. Me la porto? Che sì, strambo. Ma pure questa, guarda, Mastro Chef. No, anche no, ma quella è già rovinata. No. Poi quel lì c'è la crosta, non la voglio. C'ha ragione, ma voglio il cuore. Scusate, intanto che noi ci strafoghiamo. Che cosa c'è dopo? Il lancio di coso? Ah, la serie americana! Allora adesso, intanto che noi ci strafoghiamo, ci vediamo un pochetta della serie americana! Ma che ci hai messo? Ma a voi non vi danno da mangiare, vero? No. Ma manco a te però! Ma ieri sono andata a questo funerale, una cerimonia molto bella, eh. Ha morto Coso, il padre di Coso, giù, era Santo Egidio Scapicollo. Beh, senti, ci stavano proprio tutti, c'era zia Iride, zia Oride, Leonella, Quintalina, nonna Iolande, che volesse il cielo, avesse preso uno spunto un po' per il futuro. Ma io dico più per lei che per me, guarda, c'erano comunque tutti quanti, anche Coso, sai il figlio de Coso? Poi c'era Cosa, la madre... Devi andare a Lavinio, devi correre a Lavinio. Poi ci stava pure, come si chiama, Coso, quello vestito sempre di nero, quello che l'anno scorso c'ha avuto quella brutta storia con i bambini, come si chiama, Don Porfirio, però guarda, ha fatto un discorso bellissimo, ha letto tipo un passaggio da un libro, un vecchio libro, un nuovo libro, non mi ricordo, comunque dove parla di questo profeta, non mi ricordo come si chiama, sai Coso, il figlio de Coso. Può essere Agapito. Insomma, poi ci stava anche... Sì, devi andare a Lavinio, devi correre a Lavinio. Aspetta, mi puoi aspettare un attimo in linea che c'ho un avviso di chiamata? Abbi pazienza, eh? Cic. Scusi. Che mi risponde? Sono io da sconosciuto? Sì? Salve. Salve. Ma lei c'ha una voce familiare, ma di dov'è? Di Napoli. Di Napoli? Davvero? Sì. Ah, ma non si sente per niente, parla normale. Ma di Napoli? Certo. Beh, allora sicuramente conoscerà Maria. E ne conosco tante di Maria, eh. Maria, una carissima amica mia. Maria... Coso, Maria... Vabbè, comunque che lavora con i... Maria chi? Con i cosi che vanno nei possi. Maria chi? Oh, è di Napoli. Sì, ma di dove? Che poi noi siamo amiche da sempre, che io quando vengo giù a Napoli vado sempre ospite da lei, sempre, sempre. Ma che zona esattamente di Napoli? Avellino? Oh, la fai la fai finita. Oh, mamma mia, dai, mi stavo a fare una chiacchiera con un'amica mia. Ma che mi sta a fare geloso? Proprio oggi così, dambè. Ma che geloso, mi devi dare retta un attimo. Devi correre a Lavinio, a casa di zia Marisa, ti ricordi? Esatto. Nel giardino ho seppellito le prove che incastrano Maurizio. Se le porti al processo mi danno uno sconto della pena. Esatto. Ma ci devi andare subito, devi correre. Esatto. Vai, che stai a fare qua, vai.
Hai sentito, Napoli? È arrivato lui. Mo io, secondo lui, vado in spiaggia con sto freddo, con la paletta, a scavare buche, valigette, a tirare fuori la roba. Oh, ma che sei matto? Ma poi, ma te posso dire una cosa? Ma a me tutta sta gelosia tutta insieme, ma mica mi sta bene, eh? Ma che ti credi? Scusa, ma che io gli ho mai detto qualcosa? O sai che questo so tre anni che non viene a dormire a casa? Gli dice qualcosa pure lei? Maradò, io dici, sai che fa questo? Dorme con l'omini, guarda una cosa scandalosa e poi pretende che io vado in giro a fare buche. Ma questo si pensa che Cristo è morto di insolazione? Ma che davvero, guarda una cosa. Che schifo. Sempre forza comunque. Sempre. Sta a fare una bella stagione. Che mi apre? Non è che dormo con l'uomo vicino. Guarda che buona sta torta! Come si chiama? Maurizio. Oh, senti, devo detto mio bravino. E adesso? XY l'ho fatto. A maschio, ando vai? Scusa. Mi chiamo Arno, ho 22 anni, sono pronto a spaccare il mondo, raga. Io l'XY Factor ce l'ho dentro. La mia matematica è la mia passione. Da piccolo stavo tutto il giorno a fare le equazioni sul quadernino e mi arrivavano i miei amici e mi dicevano ma vieni con noi con le ragazze. Io facevo no, raga, devo fare le equazioni. Poi arrivavano gli altri miei amici e mi dicevano guarda che mamma ha fatto le pizzette. No, va, le pizzette di mamma, quelle non ci posso dire di no. Poi io oggi sono venuto qua per spaccare il mondo. Io oggi conquisto il mondo, raga, io l'XY Factor ce l'ho dentro e ve lo voglio dimostrare. Raga, spacco tutto, vado a spaccare il mondo. XY Factor, arrivo XY Factor. Ciao, cosa ci hai portato? Ho preparato un numero speciale. Quale? Il 377. Scelta coraggiosa, bravo. Vai col 377. La serie di Fibonacci è una sequenza di numeri in cui ogni numero è la somma dei due precedenti. Questo vuol dire che, aspettate che vi faccio vedere. Se F con N è uguale alla somma di Fn con 1 più Fn con 2 con n maggiore di 0, ovviamente. Questo vuol dire che i numeri successivi saranno 0, poi c'è un 1, poi c'è un altro 1, poi c'è un 3, poi c'è un 6, un 5, poi c'è un 8. No, però dategli qualcosa, fatelo calmare. E poi alla fine c'è un 377. Io veramente mi emoziono quando faccio la serie di Fibonacci. Beh, è un ragazzo pieno di ironia. E dove sta sta ironia? Ha scelto 377 perché sono le gambe delle donne? No, non mi sarei mai permesso questo di farlo, eh. Ma no, invece io in te, in questa tua serie, ho visto perseveranza, ho visto testardaggine, poi hai un'ottima memoria. Per me sì. Per me... Anche per me sì. Tu hai l'XY Factor. Non ci posso credere, c'ho l'XY Factor. Mamma mia, ce lo dicevo sempre mia mamma che c'ho l'XY Factor. Grazie. Sta bene? Fatto male? Grazie. Vuole cercare un medicamento? No, raga, questa bot ha perso la memoria, raga. Ho perso la matematica. Ma dove stai il motorino? Ma che, mi hanno fottuto pure il motorino. Mi hanno fottuto il motorino, guardate. Chiede, sai che qui da noi ci sta una orecchia per te. Per te. Non era così.
Che c'è adesso? Scusa. Insomma, sì, sono un po' stanchetta. Ti credo. Beh, vabbè. Per forza. Oh, grazie. Grazie. No. Ma scherzi? No, veramente. No, non stiamo. Veramente, ci tengo. No. Flavinia, ti prego, mi offendo. No, però mi offendo anch'io. Voglio dire, Ludovico, capisci che mi metti a disagio così? Sì. Perché io. Mi dispiace. Poi magari mi sento in debito. No. Facciamo a metà almeno. Forza, su, non fare lo sciocco. Facciamo a metà i soldi. Metà. Metà per uno. Se proprio ci tieni. Per piacere. Ma... Era vero che potevamo fare a metà? Vabbè, facciamo a metà. Ah, che cavaliere. Quant'è? Sono 80, 40 per uno. 40 soldi? Sì. Ho messo 50. Giusto. Ah, bene. Che facciamo? Andiamo? Andiamo. Ah, già, la mancia. Il ragazzo. Quella torta di riso, sembrate due cretine, forza! Ma hai fatto merenda? Ma quale merenda? Ma la vuole... Dobbiamo andare avanti non con... Non sei piccolo, dai, mangia! Ma cos'è? Chi l'ha fatta? Vieni, che è? Vieni! Direttrice, prenda, la faccia girare per piacere. Va bene. Che altro c'è? Tu, fate merenda, dai! Ma i sapori pulire, no? Ma effettivamente non è male. Riconosco che va bene. Male non è. Ma è un cretino! È un capisante! La pezza! E poi gli ho messo anche la kermes. Così sento. Ho letto un commento di uno che mi ha scritto vai a lavorare e lì mi sono accorta di una cosa: non ho mai lavorato in vita mia. Allora sono andata in un ufficio e lì ho visto un sacco di donne con un trucco, ma fatto di un male che proprio volevo dare fuoco a tutte. Allora ho pensato di fare questo tutorial per insegnare anche queste donne, così donnacce comunque, quelle degli uffici. Spero che vi piaccia. Ciao. Boom. Per fare questo trucco avrete bisogno di procurarvi alcune cosette. Questa qua, non vi posso far vedere bene il nome, non mi danno mai soldi per farvi vedere i prodotti. Chiameremo cocaina per confondere un po' le acque. Questa cocaina, una cosa che noi useremo come primer. Poi sugli occhietti, picchiettate dove ci sono più rughe bastarde. Poi prendiamo dei piercing. Strano, non erano in un negozio di piercing. Io ho scelto questa paletta di Teletubbies. Uno a uno li mettiamo nei punti del piercing della faccia.
facciamo tutta la corolla dell'orecchio, così quando le orecchie cominciano a prendere queste tonalità stinco di maiale, un po' bollito, vuol dire che proprio il trucco sta funzionando. Vedete che simpatia che fa? Punti luce si fanno laddove bisogna dare attenzione. Ho preso degli ombretti, si chiamano evidenziatori, sono molto difficili da reperire. Vedete che bel effetto, così discreto. Sull'altro occhio invece usiamo il verde per mantenere equilibrio. Sono prodotti che ne vale la pena. Alle orecchie, per essere le più brillanti dell'ufficio, dei punti con lo sparapunti, questo qua, vedete. Ah! L'effetto della... Facciamo che puntiamo tutto sulla sensualità, quindi lo sguardo, per renderlo più intenso ho trovato delle ciglia finte proprio da ufficio. Scegliete sempre i colori che più stanno bene con i vostri denti. Viene anche un po' questo sguardo un po' da araba. Questo è proprio un trucco che, se non avete lavoro, secondo me lo trovate subito. Queste ciglia mi fanno proprio sentire sexy. Niente ragazze, spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Commentate, likate, piacciate, mandate curriculum, così ci troviamo tutte quante insieme a divertirci a lavorare in ufficio. Ciao! Okay. Allora l'hanno già presa prima. Allora no. Oh! Tutto bene? Lei è tornata a trovarci. Quella... Vuoi della torta? No, no, grazie. Ah, lei mangia solo la crusca. Quella del... Posso parlare? Sì. Sono tornata per affrontare con voi un'altra questione riguardante gli abusi perpetrati ai danni della lingua italiana. L'uso sconsiderato di assolutamente. Tutti sappiamo che assolutamente è un avverbio che rafforza la parola a cui si appone. Non tutti sappiamo che oggi molti, forse per darsi un tono, lo usano in sì. sostituzione di sì o no. Ecco, sì o no. Ma vado come al solito a farvi un esempio così che poi chiarisca la situazione. La voglia. Signora, si è fatta male? Assolutamente. Bene, quindi devo chiamare un'ambulanza o no? No. Assolutamente, senza un altro termine, non è una risposta, è un moncone frasale. Non può sostituire l'affermazione sì, né la negazione no. È come se alla domanda quanti anni hai rispondessi certamente. Non do alcun tipo di informazione utile. Assolutamente da sé non basta. E questo suo uso è assolutamente, e così si usa, sbagliato. E se doveste incontrare qualcuno che lo usa senza ritegno, seguite queste facili istruzioni. Spaventato. Assolutamente. Ma aspettava me? Assolutamente. Quindi ho capito bene, non intendeva me. Assolutamente. Ma posso stare tranquillo? Assolutamente. Guarda, in geco. No. Oh! Qualcosa? Assolutamente. Amiche sai che qui da noi c'è sta una orecchia. Ma lo sai che sei uguale a mia nipote Beatrice? Gli hai dato la doccia. Uguale. Una bella ragazza. Ma che... Dai.
da 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 ma la da che da 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 Ci troviamo davanti ad uno degli artisti italiani più importanti di tutti i tempi, Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Ah vabbè, ma non stiamo in chiesa. No, scusate, che quando io sto davanti al Caravausen, cioè, mi viene un atteggiamento mezzo solenne. Quest'opera si intitola I Bari. In essa possiamo vedere il personaggio a destra, che è il primo dei Bari, che ha la faccia da infame, che sembra quasi che stia dicendo all'altro baro: oh, guarda che c'ha tre jack, tocca che famo come minimo full. Un suggerimento che permette all'altro baro di attendere il river in tutta tranquillità per poi andare all'in e vincere la mano. Ma le opere di Caravaggio sono ammirevoli soprattutto per l'uso della luce, che ha ispirato gli artisti negli anni a venire per tutto il corso della storia dell'arte. Tant'è vero che oggi la luce non è più soltanto un mezzo, cioè con la luce ci fanno proprio il quadro, nel senso, cioè, per far l'opera proprio usano la luce. Quest'opera del collettivo francese Claire Fontaine è fatta interamente de neon. In essa l'artista ci ha voluto dire: questa scritta de neon è stata fatta da Franco Gobbo per il compenso di 1750 euro. Vabbè, mezzo che non è poco 1750 euro, eh? Però vabbè, è da apprezzare la grande trasparenza fiscale. Cioè, il concetto di fattura come forma d'arte deve essere una cosa del governo Monti. Ovviamente le opere con la luce non hanno lasciato indifferenti noi artisti dello IAISFAS, l'Istituto Arte, Effetti Speciali e Facili Suggestioni. In queste foto abbiamo realizzato delle scritte luminose nel buio. Un cuore, la pace, una stella, una spirale... Ah vabbè, questo è il pisello, sicuro l'ha fatto quel coglione de Roscio. A de anarchia, V per vendetta, not av, e poi ci siamo sentiti demandare un altro messaggio de protesta. Marzia, basta gatti. Per tutti gli interessati, le opere rimarranno esposte tutta la settimana da Tecnoluci Più di Stramazzoni Enzo in via Casilina 212. Ingresso 10 euro con aperitivo DJ set e analogena in omaggio. Purtroppo anche Marzia Pellegrino questa settimana ha voluto dare il suo contributo alle opere con la luce. Secondo me stavolta non si è regolata. Scusate, Alan! Ma dov'è Gracco? Gracco! Dobbiamo fare i saluti! Ciao! Che ci sta? Un nido! Guarda, brave, le rondini hanno fatto il nido! Oddio! Che ti sei fatta? Pure le rondini! A casa! È vero! Che condominio! Bello! Da 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 da